Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione riprenderemo il discorso sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. Ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni serali, abbiamo cominciato a vedere che cos'è la percezione, che cos'è, come si seleziona la percezione nell'età fetale, come si seleziona la percezione alla nascita e adesso vedremo la formazione della percezione nell'adolescenza. La volta scorsa, prendendo spunto dalla trasmissione, facendo una trasmissione del pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 16:30, ho parlato della percezione extrasensoriale, di un aspetto della percezione extrasensoriale, che riprenderò chiaramente per tutti gli altri aspetti, sono altri 8 aspetti sulla percezione extrasensoriale nelle trasmissioni che seguiranno. Bene, prima di iniziare questa trasmissione vi ricordo che domani sera a Villa Tora a Saonara alle ore 21 l'auditorium in via Don Milani presso la scuola media ci sarà la conferenza di Federico Moro, La voce della Dea, una conferenza del libro che ha fatto Federico Moro e che verrà presentato da Francesco Scanagata fra le altre cose. E la trasmissione, la conferenza sul libro La voce della Dea di Federico Moro, che è il secondo libro, non ho tutto il titolo del libro che verrà presentato, è organizzata dall'associazione Mataciancia. Pertanto l'appuntamento, per chi vuole sentire la conferenza, l'illustrazione di questo libro, è a Villa Tora, Saonara, alle ore 21 presso l'auditorium in via Don Milani, praticamente alla scuola media. E il relatore sarà l'autore del libro, Federico Moro, che parlerà della voce della Dea e ci sarà una breve presentazione di Francesco. Bene, ricordando sempre gli appuntamenti, vi ricordo che il giorno 24, presso il Bosco Sacro di Jeso, 24 febbraio, ci sarà il rito per ricordare lo spegnimento dei fuochi che venne fatto a Roma, al Tempio di Vesta, lo spegnimento dei fuochi dopo 1000 anni che venne fatto in Lituania, la fine delle antiche religioni, l'ingresso nell'orrore cristiano e il percorso di uscita dall'orrore cristiano che tanti eroi hanno costruito, hanno lavorato e hanno rimosso. Per cui il giorno della memoria verrà celebrato sabato 24 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo e il giorno 24 marzo invece ci sarà il rito dell'equinozio di primavera, il rito della nascita, il rito che celebra ogni nascita e ogni trasformazione della persona, ogni nascita nella conoscenza, che celebra la nascita del corpo luminoso, che celebra la nascita del corpo fisico, che celebra la nascita di ogni volta che noi percepiamo qualcosa di nuovo. Ed è un rito che appartiene alla magia, questo. Pertanto l'appuntamento e domani sera, se volete ascoltarvi la conferenza sul libro di Federico Moro, a Saonara alle ore 21 presso l'auditorium in via Don Milani, e il rito per il giorno della memoria, il giorno 24 febbraio presso il Bosco Sacro di Jesolo, e sempre presso il Bosco Sacro di Jesolo, il giorno 24 marzo invece ci sarà il rito dell'equinozio di primavera, 24 febbraio e 24 marzo, fatalità, un mese di distanza esatta l'uno dall'altro. Oh. Detto questo, allora riprendiamo il discorso sulla formazione della percezione nell'adolescenza. Abbiamo visto come tutta la vita, fin da quando si è feti in pancia della madre, c'è una selezione continua del nostro modo di percepire i fenomeni del mondo, cioè ne mettiamo alcuni sotto la nostra attenzione mentre altri vengono scartati, altri vengono annientati.
Cioè praticamente noi decidiamo quali sono i fenomeni che ci interessano e i fenomeni che non ci interessano partendo dalle nostre esigenze di vita. Questa continua selezione dei fenomeni è un processo che va avanti tutta la nostra esistenza. Però mentre eravamo in pancia della madre c'erano degli interessi soggettivi che portavano alla formazione della selezione dei fenomeni da percepire, quando siamo nati avevamo delle altre necessità e dovevamo selezionare degli altri fenomeni da percepire, però i meccanismi con cui selezionavamo quei fenomeni erano i meccanismi che avevamo forgiato nella pancia della madre. Dopo, una volta nati, entrati nell'adolescenza, c'è un'altra selezione ancora. E allora noi, con tutti questi scritti sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti, ci interessa sottolineare quello che è l'uso del il crogiolo dello stregone. Quando nel 1997 ho cominciato a scrivere il crogiolo dello stregone presentandolo qui a Radio Gamma 5, ho detto ciò che era necessario fare. Ma non ho detto perché era necessario fare, perché il perché non lo potevo stabilire io, in quanto io potevo stabilire delle cose riferite a me stesso. Però la ricerca scientifica ci ha invece dimostrato che esistono delle condizioni comuni per cui, agendo rispetto agli elementi proposti dal crogiolo dello stregone, si ottenevano dei risultati, e risultati che hanno un riferimento sia nella ricerca scientifica, nella ricerca neuronale, sia nella ricerca sociologica, sia in psicologia e in psichiatria. Allora proviamo un po' a mettere in luce alcuni elementi che costringono le persone a selezionare la loro percezione nell'età adolescenziale. E allora capiremo come noi ci selezioniamo in base a delle condizioni che incontriamo. E vediamo come quelle condizioni che incontriamo, noi facciamo le nostre scelte, cioè noi mettiamo in atto delle nostre strategie di adattamento, delle nostre strategie adattative, le quali trasformano noi stessi. Pertanto abbiamo un processo di trasformazione continua, di selezione della trasformazione, che vedremo quando diventiamo adulti, se non usiamo la nostra volontà per dare un'ulteriore sterzata a tutto quello che abbiamo fatto, rischiamo di fermarci, cioè rischiamo di giungere alla verità, la verità che uccide l'uomo, che lo sottomette a se stessa e gli impedisce di divenire nell'eternità dei mutamenti, gli impedisce di divenire nell'infinito. E allora proviamo a vederci un po' la formazione della percezione nell'adolescenza. Vi ricordo che tutti questi scritti voi li trovate in internet, sono stati caricati nel sito www.federazionepagana.it e sono tutti scaricabili, anche quelli che non ho ancora fatto, perché ho deciso di caricarli tutti. Naturalmente sono scritti con una certa fretta, diciamo così, perché l'importante, a me non si richiede di essere un grande letterato, a me si richiede soltanto di individuare quelli che sono i meccanismi della formazione dell'uomo. E poi se fossi un letterato o avessi una preparazione diversa in psicologia e in psichiatria potrei magari fare un lavoro più preciso, ma l'importante non è la precisione del lavoro, è individuare i meccanismi della vita, ed è questo che mi si richiede. Formazione della percezione nell'adolescenza. Ed è a questo punto che iniziamo ad affrontare l'adolescenza. Dal nostro punto di vista si considera l'età che va dai primi anni di vita fino a quando la struttura cerebrale raggiunge una certa stabilità, intorno ai 25 anni. La moderna ricerca ha provato che il cervello è plastico e che anche nell'età adulta l'individuo, mediante la sua attività, le sue scelte, può continuare a modificarlo. Ma a noi interessa modificare il nostro cervello? No. Però possiamo sapere che le emozioni che proviamo facendo il tifo per un irrazionale o per scelte autolesioniste si alimentano da una forza mentale. Se noi ci sforziamo ad agire in base a impulsi diversi, veicoliamo le nostre emozioni in scelte e rappresentazioni più funzionali alla nostra esistenza. In pratica, se noi modifichiamo abbastanza intensamente la nostra forma mentale,
possiamo modificare anche l'espressione delle nostre emozioni. Noi nuotiamo in un immenso mare di percezione possibile. La nostra storia ci ha portato a percepire il mondo in quel modo, ma le nostre necessità esprimono delle esigenze diverse. Per riuscire a comprendere da quale immenso mare il soggetto deve separare la sua percezione e la selezione dei fenomeni, consideriamo i risultati di alcune ricerche. Ad esempio, a differenza di quanto si pensava fino a non molto tempo fa, la trasformazione e la stabilizzazione delle facoltà cerebrali avviene all'incirca all'età di 25 anni. Questo significa che l'individuo, fino a quell'età, subisce tutta una serie di trasformazioni neuronali, sinapsiche, di selezione sull'uso delle aree cerebrali e dei suoi collegamenti fra la corteccia e la parte interna del cervello, subisce in massima parte e guida per una piccola parte. Iniziamo ad introdurre il concetto secondo cui l'individuo costruisce il proprio cervello. Date le premesse sviluppate in età fetale e nella prima infanzia, l'individuo procede a costruire la propria percezione selezionando i fenomeni che giungono dal mondo. A mano che l'individuo cresce, nei suoi processi psicoemotivi di adattamento nel mondo in cui vive, interviene sempre più massicciamente la sua volontà nelle sue scelte, nell'oggettività. Potremmo dire che la formazione finale della sua struttura cerebrale dipende molto dalle sue scelte, ma quelle scelte vengono compiute seguendo quanto si è sviluppato in età fetale e nella primissima infanzia. Da un lato avremmo l'uso della volontà del soggetto nelle sue scelte, dall'altro lato la sua volontà tenderà, salvo situazioni conflittuali emotive molto violente, a confermare la costruzione della propria capacità di percezione come venuta formandosi nell'età fetale e nella primissima infanzia. L'imprinting sessuale, che secondo le ultime ricerche verrebbe imposto dall'ambiente al bambino nel primo anno di vita, verrà svolto in un capitolo successivo. Se pensiamo all'individuo come un soggetto la cui struttura psicoemotiva è stata imbrigliata da scelte inconsapevoli fatte nell'età fetale e nella primissima infanzia, possiamo dire che quell'individuo non sarà mai in grado di sciogliersi da quelle briglie se non attraverso grandi dolori psicoemotivi che deve mettere in atto contro se stesso. Da qui viene verificato dalla scienza che il comportamento della formazione cerebrale giunge a circa 25 anni. Dalla Repubblica del 26 marzo 2006, il cervello diventa adulto a 25 anni. Una ricerca spiega l'instabilità emotiva. L'organo continua a crescere. Il cervello degli adolescenti è un cantiere a cielo aperto. Lungi dall'aver completato la sua formazione, fino a 25 anni d'età contiene alcune connessioni fra i neuroni poco stabili. La rivista Human Brain Mapping aveva pubblicato il 6 febbraio uno studio simile, secondo cui a 18 anni il cervello non ha ancora terminato la sua formazione strutturale. Significativi accorrono anche dopo tale età, sostengono Abigail Bride, Craig Bennett del Dartmouth College, e sempre tramite le tecniche di imagining cerebrali si è scoperto che le turbe emotive degli adolescenti non hanno a che fare solo con gli ormoni. Jed lo aveva suggerito per primo nel 1998, osservando che tra i 15 e i 20 anni la corteccia frontale subiva una riorganizzazione e un rimodellamento con la perdita di una certa porzione di neuroni. Pertanto, cosa significa tutto questo?
significa che gli adolescenti vanno guidati dagli adulti, proprio perché la loro instabilità emotiva, la loro instabilità psichica, la loro instabilità nelle connessioni neuronali può disarmare le persone, questi ragazzi davanti alla vita, davanti a una vita che chiede alle persone, ai ragazzi, di conformarsi a un modello. Cioè la vita, la società civile ti dice questo è il modello a cui tu devi conformare, ma le mille forze che agiscono all'interno dei ragazzi gli impedisce di adeguarsi a quel modello. E allora è quel modello che deve essere verificato, che deve essere trasformato e deve diventare sufficientemente malleabile da permettere all'adulto di attrezzare il ragazzo in questa cascata psicoemotiva, in questo turbinio che ha nella testa di ricostruzione di se stesso, perché proprio nell'età adolescenziale, cioè fra i 10 anni e i 25 anni, c'è una trasformazione del ragazzo e della ragazza in maniera talmente violenta e talmente profonda da non accettare spesso i modelli che sono imposti dalla società civile, ma di ribellarsi a tali modelli in varie forme diverse. E questa ribellione, fatta in varie forme diverse, praticamente prepara un ragazzo inadeguato ad affrontare la società civile. Per cui dobbiamo tenere presente questo aspetto, proprio perché quando inviamo dei fenomeni ai ragazzi, i ragazzi selezionano i fenomeni che noi gli inviamo in base alle loro tensioni e alle loro pulsioni. Ora, queste tensioni e queste pulsioni sono il prodotto di un vortice emotivo che cambia continuamente la struttura psiconeuronale della persona, cioè la struttura fisica della persona. E se noi non siamo consapevoli di questi cambiamenti che avvengono all'interno dei ragazzi, imponiamo al ragazzo un modello a cui chiediamo di adeguarsi, però di fatto facciamo violenza alla sua trasformazione emotiva. Cioè dobbiamo riuscire a bilanciare ciò che è la richiesta della società, la richiesta della famiglia, la richiesta dei genitori, con quello che è le possibilità del ragazzo di rispondere in base alle sue necessità di attrezzarsi all'interno della vita. È questo che il cristianesimo nega, e qui vengono, si cominciano a vedere i risultati di devastazione, cioè poi i ragazzi che violentano, i ragazzi che buttano i sassi dal cavalcavia, i ragazzi che hanno tutta quella serie di comportamenti che sono sufficienti, che sono di separazione fra loro e la società, come se la società fosse qualcosa di diverso in quale agire in maniera bullonesca oppure in maniera violenta, perché la società è vista come il nemico. E in effetti la società è vista come il nemico dall'adolescente quando la società impone un modello a cui chiede di adeguarsi, magari uccidendo le tensioni e le pulsioni che stanno all'interno del ragazzo. Allora queste tensioni, queste pulsioni che non hanno, che non si esprimono nel modello che la società impone al ragazzo, il ragazzo cerca altre soluzioni, e queste altre soluzioni sono dei danni che vengono portati alla società e delle mancanze che il ragazzo perde, delle opportunità attraverso le quali attrezzare se stesso e diventare più forte in età adulta. La percezione dunque viene selezionata, ma gli elementi cancellati continuano ad agire sull'individuo almeno in parte, nella sua parte inconscia. Anche se nella crescita l'individuo sposta la sua attenzione sui fenomeni, dal loro aspetto emotivo all'aspetto puramente verbale e razionale, la comunicazione emotiva fra il soggetto e il mondo esterno continua sia percependo che esponendo le emozioni del ragazzo nel mondo. Razionalmente l'individuo crede di ridurre l'importanza che ha per lui la comunicazione emotiva con il mondo, ma ne è sempre coinvolto ed è esposto a tutte le tensioni emotive che dal mondo giungono a lui. Alcuni esempi si possono trarre, a parte le malattie psicosomatiche, da comportamenti apparentemente illogici. Leggiamo da Di Donna di Repubblica del 28 maggio 2005. Neuroscienze. Nuove ricerche indagano sul ruolo dell'inconscio nelle decisioni di ogni giorno. Dallo shopping al partner giusto,
nelle nostre scelte c'è molto di più di quanto pensiamo. Secondo i neuroscienziati, siamo consapevoli solo del 5% della nostra attività cognitiva, ed è per questo che la maggior parte delle nostre decisioni, emozioni e azioni dipende per il 95% dall'attività cerebrale che va al di là della nostra coscienza, cioè che viene usata dalla coscienza del profondo che non appare alla ragione. Alla scienza servono indagini molto approfondite, perché quel tipo di comportamento non rientra nella logica della scienza corrente. Però chi aveva a che fare con gli uomini ha sempre conosciuto la necessità di agire sulle emozioni e sui sentimenti capaci di far vibrare le emozioni intime. Basti pensare alle immagini sacre usate dalla Chiesa Cattolica o agli inni patriottici che venivano fatti cantare ai soldati. Serve capire quali altri meccanismi concorrono a spingere le scelte dei singoli individui, scelte estranee spesso ad ogni categoria di ragionevolezza. La ricerca scientifica dimostra come non la ragione sia il motore che spinge le nostre scelte, ma qualche cosa che sfugge alla ragione e che costringe la ragione, in un secondo tempo, a giustificare le nostre scelte. Nella specializzazione della nostra percezione ci si trova in una situazione piuttosto strana. Rispetto ai fenomeni che arrivano dal mondo, solo un'infima parte viene considerata dalla nostra ragione. La maggior parte dei fenomeni, sia degli aspetti del singolo fenomeno che della quantità dei fenomeni che noi fagocitiamo, non vengono compresi dalla nostra coscienza, ma agiscono sulla nostra percezione profonda, antica, dimenticata. Un'altra grande parte di fenomeni viene scartata dalla specializzazione della percezione dei fenomeni che rientrano nella ragione e nella selezione dei fenomeni che viene operata anche dalla nostra parte profonda psicoemotiva. Piuttosto strana appare la realtà in cui viviamo. Non la conosciamo, scartiamo gran parte dei fenomeni che dovrebbero dirci com'è in essa. Spesso ci muoviamo come ciechi, in quanto le nostre azioni sono condotte ad interazioni emotive che agiscono nella psiche profonda. In questa situazione l'individuo sta costruendo la sua struttura cerebrale affinché sia efficiente per affrontare al meglio la vita nella società e nella natura in cui è compreso. Fonda la sua percezione, seleziona i fenomeni, ma l'individuo non è in grado di comprendere l'esatta situazione dei fenomeni stessi. Proviamo a leggere dalla Repubblica del 3 agosto 2005. Così il cervello seleziona le informazioni importanti. È proprio vero. Quando una cosa ci sembra importante, non vediamo altro. Il cervello umano sembra dare priorità agli eventi che considera importanti, illudendoci che essi avvengano prima di altri, semplicemente intensificando la percezione. Ciò significa che, sul piano temporale, l'uomo tende a percepire prima gli eventi cui presta maggiore attenzione. È la conclusione che emerge da uno studio internazionale condotto dall'IRCSS, Fondazione Santa Lucia di Roma, in collaborazione col Dipartimento di Neuroscienze dell'Università della California, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscienze. La ricerca ha analizzato un fenomeno percettivo attenzionale dove due oggetti presentati simultaneamente vengono invece percepiti in sequenza, poiché l'apparizione dell'oggetto a cui si presta maggiore attenzione è anticipata rispetto a quello a cui se ne presta meno. Dunque, già in questo aspetto vediamo l'articolazione della nostra percezione, cioè ciò che per me, persona, è importante appare prima, cioè viene percepito prima e con maggiore intensità di ciò che non è importante, anche se si presenta allo stesso momento. Pertanto ho una distorsione della realtà, cioè il mio giudizio va a distorcere la mia capacità di percezione. Questo modo di applicare l'attenzione soggettiva funziona come attività selettiva nei confronti dei fenomeni del mondo. Dentro di noi
ciò che ci interessa appare per primo, con maggiore energia e con maggiore capacità di coinvolgere le nostre aspettative. Per questo lo fagocitiamo con estrema facilità. L'altro, il fenomeno che abbiamo scartato, viene immediatamente dimenticato. Una delle maggiori capacità del nostro cervello è quella di dimenticare. Se ciò non fosse, impazziremmo. Ma non dimentichiamo tutto, selezioniamo. Selezioniamo il percepito che deve funzionare da base per una nuova percezione. Quando questo non funziona significa che ci sono delle lesioni all'ipotalamo. Ma il percepito selezionato è quella forza che mette in rilievo il prossimo fenomeno che vale la pena di percepire e fagocitare, eliminando tutti quei fenomeni che non vale la pena di fagocitare e dunque devono essere dimenticati. E allora, fra ciò che io dimentico e ciò che io mi ricordo, c'è una selezione della mia memoria e c'è una selezione della mia percezione. La Repubblica, 10 gennaio 2004. Dice: ora, per mezzo di una nuova tecnica, la fMRI, risonanza magnetica funzionale, i ricercatori hanno osservato come agiscono i tessuti cerebrali umani quando rimuovono i ricordi, in questo caso abbinamenti di parole, e hanno riportato le loro scoperte nell'ultimo numero della rivista Scienze. Nonostante la stupefacente abilità che il cervello ha nell'archiviare i ricordi di tutta una vita, una delle sue funzioni primarie è paradossalmente proprio quella di dimenticare. I nostri organi sensoriali ci inondano letteralmente di informazioni non sempre gradevoli, e se non rimuovessimo parzialmente tali informazioni non potremmo sopravvivere ad una singola giornata, men che meno alla nostra intera vita. Cancellare le informazioni attraverso la capacità di percepire e fagocitare il percepito determina la direzione delle scelte che un individuo compie. La direzione della mia trasformazione è quella direzione nella quale veicolo le mie emozioni, permettendomi di afferrare quel fenomeno che le sollecita, confermando o variando tale direzione che diventa fondamento per afferrare nuovi fenomeni relativi a quelle scelte. Così tutti quei fenomeni che non coinvolgono quelle scelte sono cancellati, oppure nascosti nel profondo, nel subconscio. I fenomeni che non sono in grado di emozionarmi non sono in grado di afferrare la mia attenzione, però posso usare la mia volontà, cioè posso caricare la mia percezione di attenzione e di energia per far rientrare in essa fenomeni che al momento non toccano le mie emozioni. Attraverso la volontà posso veicolare i miei interessi, trasformarli in bisogno, trasferire su di essi le mie emozioni e aprirmi alla percezione dei fenomeni relativi ai miei nuovi bisogni. Ma davanti a me c'erano un infinito numero di possibilità determinato dall'infinito numero di fenomeni che si presentavano alla mia percezione, e sono tutto quello che avrei potuto fare ma non sono stato in grado di fare o non ho voluto fare. Il mondo viene percepito e quella percezione parziale della realtà del mondo. Per riuscire a comprendere la soggettività della nostra percezione del mondo, c'è uno studio che ha cercato di comprendere perché il mondo non si muove quando noi muoviamo la testa, come dovrebbe essere. Noi abbiamo sempre la visione di un mondo fermo dentro al quale si muovono i vari oggetti. Solo che noi percepiamo il mondo, e se noi muoviamo la testa, anche la nostra percezione del mondo dovrebbe ruotare. Invece il mondo sembra fermo, statico, e in quel campo statico osserviamo dei movimenti. Recentemente è stata trovata una spiegazione che vale la pena di ricordare, anche per quanto riguarda la formazione delle illusioni che, nella formazione della percezione, diventano oggetto sul quale articolare la costruzione soggettiva della capacità intellettiva di un individuo. Dalla Repubblica del 22 luglio 2003, Milano. Perché il mondo è stabile davanti ai nostri occhi? Due ricercatori del San Raffaele hanno contribuito a svelare uno dei misteri della mente umana.
Attraverso un complesso esperimento di percezione visiva, Concetta Morrone, docente della facoltà di psicologia creata dall'ospedale milanese, e David Melker, ricercatore americano che ha scelto di lavorare in Italia, hanno dimostrato che il mondo ci sembra fermo perché, mentre muoviamo gli occhi, il cervello continua ad elaborare informazioni che provengono dalla stessa posizione. Finora questo sembrava paradossale, spiega Melker, perché è noto che i segnali che i singoli neuroni rispondono a stimoli provenienti da zone ben precise dello spazio, e se gli occhi si muovono dovrebbero farlo anche le immagini che vediamo. I due scienziati invece hanno concluso che i neuroni funzionano come una telecamera obiettivo fisso, in sintonia non con gli occhi ma con il mondo esterno. Gli occhi si muovono, ma il mondo che vediamo no. Ricadute pratiche della scoperta? I ricercatori prevedono di utilizzare i risultati per aiutare i pazienti colpiti da ictus a causa della malattia. Loro il mondo lo vedono mosso. C'è qualche cosa dentro di noi che è legato al mondo esterno e non passa attraverso gli occhi o attraverso le orecchie. In sintonia non con quanto noi percepiamo, ma direttamente con l'oggetto percepito. Noi organizziamo la nostra percezione, la selezione dei fenomeni che provengono dal mondo, ma la diversificazione delle specie, l'evoluzione, ha costruito alcuni criteri che sono alla base della nostra capacità di percepire. Esistono delle barriere, dei limiti entro i quali organizzare la nostra percezione del mondo. Entro quei limiti noi selezioniamo, organizzando il nostro cervello che cresce, le capacità in base alla percezione che noi abbiamo del mondo, in base a come noi organizziamo la nostra attenzione, a come agiamo nel mondo, alla quantità di interessi che abbiamo, alla quantità di fenomeni che riusciamo a decifrare, fagocitare, elaborare. Dai 5 anni ai 25 anni la nostra percezione e l'organizzazione cerebrale si organizzano in base alla nostra attività. L'attività è quell'azione mediante la quale quanto noi percepiamo entra nelle nostre decisioni al fine di soddisfare i nostri bisogni e si trasforma in azioni che noi mettiamo in atto. Quanti sono i bisogni fisici? Quanti sono i bisogni intellettivi? Quanti sono i bisogni sessuali? Quali sono le scelte che facciamo per soddisfare tali bisogni? Se noi consideriamo come funziona la formazione dell'organizzazione cerebrale e che cosa caratterizza coloro che consideriamo nella società civile individui dotati, certe domande dobbiamo farcene. Perché esistono dei processi nella formazione cerebrale per cui la corteccia diventa più spessa e ridiventa sottile con un movimento continuo di riassestamento dei collegamenti neuronali? Se nei buddhisti che meditano la corteccia cerebrale diventa molto più spessa, quasi ci fosse un processo continuo di crescita, nelle persone che vivono la corteccia cerebrale si inspessisce e si riduce a seconda dei momenti di adattamento dei collegamenti neuronali in base alle attività e agli interessi delle persone. Cioè, in pratica, mentre si è visto che nella concentrazione meditativa dei buddhisti c'è una crescita dello spessore della corteccia cerebrale, si è visto invece che nelle persone esiste un ispessirsi e un assottigliarsi continuo, cioè una pulsione continua che alla fin fine non è altro che un'attività di riorganizzazione della corteccia cerebrale in funzione alla vita delle persone. Pertanto, mentre nei buddhisti che meditano c'è una fissità della corteccia cerebrale, nelle persone la corteccia cerebrale ha un pulsare di ispessirsi e riassottigliarsi attraverso un processo di riorganizzazione della propria attività cerebrale. La Repubblica, leggiamo dalla Repubblica del 1 aprile 2006. Più agile, non più grande. Ecco il cervello dei piccoli geni. Roma, non è la quantità di materia grigia, ma la sua malleabilità a determinare la brillantezza di un individuo. Nei bambini con un quoziente intellettivo alto, la corteccia cerebrale
sa trasformarsi con agilità di fronte alle nuove esperienze. In quest'area, che occupa la parte superficiale del cervello, sopra gli occhi e fino alla sommità del capo, si concentrano le attività più evolute del pensiero, astrazione, autocontrollo, ragionamento, previsione del futuro, eccetera. Non è un caso che la presenza della corteccia distingua gli uomini dalle altre specie animali e che questa porzione dell'organo del pensiero si appassa per ultima nel corso dell'evoluzione. Qui ci sarebbero alcune cose da dire, però le tralasciamo, restiamo nell'argomento. Scandagliando il cervello di 300 bambini e giovani adulti dai 4 ai 29 anni, un gruppo di scienziati del National Institute of Mental Health ha notato una relazione stretta fra il quoziente di intelligenza e la curva di sviluppo della corteccia cerebrale. I giovani volontari sono stati divisi in tre gruppi a seconda del punteggio ottenuto in un test per la misurazione del quoziente intellettivo. I più brillanti, contrariamente alle aspettative, erano quelli che da molto piccoli, 4-6 anni di età, avevano la corteccia più sottile. Recuperando lo svantaggio, questi bambini iniziavano a 6-7 anni uno sviluppo rapido dell'area più pregiata del cervello e mentre nei meno intelligenti l'apice dello sviluppo si raggiungeva prima di 10 anni, nei più dotati lo spessore della corteccia continuava a crescere fino a 11-12 anni. A questo punto si innescava un fenomeno almeno in parte misterioso. Lo spessore della corteccia cerebrale cominciava a decrescere di nuovo. Spiega Pietro Pietrini, psichiatra e docente di biochimica clinica all'Università di Pisa. È come se iniziasse una selezione naturale delle connessioni fra i neuroni, quelle inutili, venissero eliminate. Questo processo, ancora una volta, è più rapido nei ragazzi col quoziente di intelligenza alto, che alla fine dell'adolescenza si ritrovano, come nell'infanzia, con una corteccia cerebrale ridotta rispetto alla media. Sulle capacità razionali, riferiscono su Nature, i neuroscienziati americani, non influisce né il sesso né l'essere mancini. Esistono invece delle correlazioni strette fra classe sociale e quoziente intellettivo. Non conosciamo molto dei fattori che influenzano l'intelligenza degli adulti. L'articolo di Elena Dusi. In realtà perché influisce la classe sociale? Perché i ragazzi delle classi sociali più alte, specialmente in America, hanno più input, più informazioni, più fenomeni, agiscono con più cose, leggono di più, mentre invece i ragazzi di classe sociale più bassa sono più allevati, hanno più genitori che li allevano come delle bestioline. È l'educazione cattolica che fa questo. Noi osserviamo l'intelligenza delle persone, la loro capacità di interagire con la vita, la natura, la società, ma quand'è che un individuo è sufficientemente attrezzato per affrontare tutta la sua esistenza in maniera propositiva, coerente e consapevole? Cosa deve fornire la società civile o il mondo affinché l'individuo, mettendo in atto le sue strategie, si costruisca in maniera coerente e formi la propria percezione funzionale per il mondo in cui vive? Dal settimanale L'Espresso, 8 giugno 2003, leggiamo: intelligenti si diventa, il patrimonio genetico conta poco, i neuroni e le sinapsi possono migliorare e il bambino può sviluppare enormemente il suo cervello, parola di uno dei più grandi pedagogisti viventi. Lui, Feuerstein, non ha dubbi. I cambiamenti comportamentali agiscono sul cervello, a livello strutturale, creando nuovi neuroni, nuove sinapsi. Oggi, grazie alle ultime metodiche non invasive, possiamo addirittura vedere aree cerebrali che si vascolarizzano durante il processo di apprendimento e questo significa che la dicotomia fra spirito e materia non ha più ragione di essere. I mutamenti spirituali possono produrre materia, è una rivoluzione di cui la gente non si è ancora resa conto. Parlando del suo metodo, dice, è un metodo che analizza in dettaglio il processo di apprendimento, intervenendo quando sorgono dei problemi per cercare di capire dal punto di vista cognitivo cosa sta succedendo. Ad esempio, se il soggetto non ha capacità di astrazione, non riesce a generalizzare o semplicemente manca di informazioni essenziali per procedere nel ragionamento. Da questo punto di vista non esistono persone ritardate o stupide, ma persone che in alcune situazioni vivono in uno stato di stupidità, come può succedere a lei e a me.
Per fare i progressi il bambino deve rendersi conto di quello che sta succedendo, capire esattamente quale sia il processo che lo porta ad ottenere il risultato desiderato. Si tratta di un'operazione di matematica o di un esercizio di logica. Non bisogna togliere il piacere di imparare, certo, ma un approccio puramente edonistico non aiuta i bambini ad affrontare una vita di lavoro. Devono rendersi conto che imparare comporta uno sforzo. Lo sforzo della trasformazione, aggiungo io. E ancora dalla Repubblica del 29 dicembre 2005, leggiamo: il cervello cresce anche in età adulta. Articolo firmato ED. Anche i neuroni crescono e si moltiplicano. La credenza comune secondo cui il cervello è destinato inesorabilmente a spopolarsi di cellule col progredire dell'età è stata smentita da un'eccezionale osservazione. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology di Boston ha filmato la crescita di neuroni nel cervello di un topo adulto, finendo di abbattere uno dei falsi miti delle neuroscienze. Sapere che i neuroni sono in grado di crescere anche nei cervelli degli adulti ci spinge oltre. Vogliamo capire quali fattori stimolano quella crescita e come fare a riprodurla nelle persone malate. Aggiungo io che sarebbe bene riprodurla nelle persone sane, perché la capacità che noi abbiamo di poter agire, di poter interagire col mondo, ci porta a sviluppare nuovi neuroni. Ed è questa che è la cosa più importante. I risultati dell'esperimento con le relative immagini sono stati pubblicati sulla rivista PLOS Public Library of Science Biology. Offrono la speranza di curare malattie degenerative del sistema nervoso e lesioni del midollo spinale. Abbiamo osservato una crescita importante nelle ramificazioni di neuroni, spiega Nevidi. Per filmare questo sviluppo gli scienziati hanno usato un apparecchio per la risonanza magnetica a definizione altissima, applicato all'altezza della corteccia visiva del cervello del topo. Ha fornito per diverse settimane le immagini in tre dimensioni dei singoli neuroni, che crescevano e moltiplicavano le connessioni fra di loro come fossero dei cespugli, raccontano i ricercatori. Le scelte che facciamo nella nostra vita sono importanti, su quelle scelte viene organizzato il nostro cervello, che si organizzerà tanto più velocemente e tanto più profondamente quanto maggiore sarà l'energia e la volontà che applichiamo al fare quotidiano. Questa modificazione sarà tanto più profonda quanto più l'individuo sarà in grado di agire veicolando le proprie emozioni. Tanto più l'individuo sarà in grado di farsi emozionare del mondo. Queste scelte saranno tanto più efficaci quanto più l'individuo saprà coinvolgere gli strumenti antichi con i quali si è costruito nella pancia della madre, limitando il dominio della ragione e della comunicazione verbale alla formazione delle proprie relazioni con il mondo. Se l'individuo spegnerà la sua capacità empatica per far posto alla sua ragione, ucciderà una parte di se stesso. Ma se l'individuo alimenterà la propria capacità di soggettivare il mondo, vivere in sintonia con le passioni che egli immette nel mondo e il mondo gli trasmette, allora la crescita dell'individuo non si interrompe, ma le sue capacità extrasensoriali si affiancheranno all'uso che fa della propria ragione nella propria quotidianità. La sua sarà una mente plastica, pronta a rimodellarsi continuamente in base alle sue necessità. Verrà limitata la rigidità neuronale, con continua formazione di nuovi collegamenti sinapsici, e il suo cervello sarà sempre attivo, la sua comprensione del mondo sarà sempre lucida. Dipende tutto dalle passioni dell'individuo, dei suoi desideri, della sua capacità di manifestare se stesso nella vita quotidiana. Pertanto, noi abbiamo dunque questa situazione. Abbiamo un cervello, una capacità psichica, una capacità di percezione, una capacità di comprendere il mondo che possiamo modificare continuamente. E nell'età adolescenziale questa capacità avviene in maniera vulcanica, in maniera spaventosa. Pertanto, quella che era la formazione della percezione dei fenomeni in pancia della madre, la percezione, la formazione e percezione dei fenomeni nella primissima infanzia, si trasferisce completamente in maniera pesantissima all'interno dell'età adolescenziale. Cioè, noi pensiamo che un individuo di 18 anni sia adulto, in realtà non è vero,
non ha stabilità nella capacità di guardare il mondo. Ma questa sua instabilità, che potrebbe essere una ricchezza sociale, diventa una povertà sociale quando a quell'individuo gli si presenta una verità, gli si presenta un modello e gli si chiede di adeguarsi a quel modello. E allora abbiamo i disastri, abbiamo le violenze, abbiamo gli accoltellamenti, abbiamo tutto quello che succede. Se invece il modello che la società presenta all'individuo fosse un modello plastico, all'interno del quale l'individuo venga attrezzato per manifestare le proprie pulsioni e le proprie tensioni, ed ecco allora che la crescita della gioventù, la crescita dell'adolescenza sarebbe un patrimonio che arricchisce la società. Ma questo patrimonio viene annullato proprio dall'educazione cristiana. Il cristianesimo, fornendo il modello e chiedendo sottomissione al modello, uccide la capacità dell'uomo di esprimere se stesso, e nello stesso tempo, fornendo quel modello, non fornisce l'attrezzatura al ragazzo per costruire se stesso in età adulta. E da qui abbiamo i grandi disastri sociali. Bene, io ho finito di leggere la selezione dei fenomeni in età adolescenziale. Prossima volta continuerò con le capacità extrasensoriali, seconda, terza, quarta parte. Dopodiché abbiamo elementi di omosessualità, per riuscire a capire anche come la sessualità, l'omosessualità in particolare, viene a selezionare il mondo. E dopodiché abbiamo l'angoscia e le emozioni nel sentire il mondo come capacità soggettiva di selezionare la nostra capacità di percepire il mondo. Questo è quanto. Sul pezzo dell'omosessualità è stato trasformato come titolo, che il nuovo titolo è "Dalla sessualità disturbata al dominio del machismo omosessuale". Poi sono tutta una serie di cose da sottolineare e da mettere in luce. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Io. Pronto? Io. Ciao, dimmi. Ciao, Beppi. Ciao, dimmi. Bestetto. Bene. Benone, tuo caro. Allora, ho sentito un po' quello che dicevi, no? Di cervello plastico, di modifiche continue delle cortecce, eccetera eccetera, cioè è un processo di modifica continuo, insomma, no? Ma non hai detto quando comincia il processo. Come no, ho detto nelle trasmissioni precedenti, dal primo attimo in cui lo spermatozoo entra nell'ovulo. Se hai perso tutte le trasmissioni precedenti, mi dispiace, sì. Ho cominciato, vediamo un attimo, metto un segno. Ho cominciato l'intero percorso con l'introduzione al concetto di formazione della percezione, la madre come mondo e la formazione della percezione in età fetale, selezione soggettiva della percezione, selezione della percezione nella prima infanzia, e questa sera ho fatto selezione della percezione nell'età adolescenziale. Ho capito. Ma mi riducevo la cosa, forse perché non ho capito al concetto di plasticità dell'apprendimento, dell'apprendere della parte cervello. Ma allora, come hai detto tu, allora saresti alquanto d'accordo col signor Joseph Ratzinger, tu, o no? Ma non lo so, dimmelo tu questa. No, che la vita comincia, eccetera, eccetera. Attenzione, non diciamo cazzate, Cioè, no, perché? Non, allora, io qui sto parlando specificatamente sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. Questo è il tema che io devo sviluppare, chiaro? Allora, io sviluppo questo tema. Se poi dobbiamo sviluppare un altro tema, relazione fra madre e figlio, no? Quello lo sviluppiamo in maniera diversa, cioè quello è un altro discorso. Cioè ogni discorso che viene fatto in filosofia viene fatto all'interno di parametri precisi. Dati quei parametri non si può aggiungere dell'altro se non facendo un discorso diverso. Ok? Cioè, il fatto che
un seme faccia crescere un albero, ciò non significa che io posso tagliare l'albero e far legna, ma non sto parlando del processo di crescita, sto parlando delle mie esigenze di far fuoco nel caminetto. Cioè, sono due cose diverse. Sì, 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 ho capito. Ho capito. Vabbè. Allora, niente Ratzinger. Meglio. Ciao Claudio. Ciao bello. Ciao, ciao, ciao. Il problema è che il fatto che la selezione e la percezione avvenga fin dal primo momento di vita non significa che la madre non sia la padrona di ciò che gli succede nella sua pancia. Lei decide di fare quello che deve fare perché è la sua vita. Chiaro? Il fatto che lei sia il mondo, tenete presente che miliardi di esseri in ogni momento non diventeranno mai dei. Ma quello, torno a ripetere, è un altro discorso, parliamo del possesso dell'individuo, della formazione del concetto di possesso. Bene, allora questo è il punto, torno a ripetere, andremo avanti nelle prossime trasmissioni parlando della percezione extrasensoriale, abbiamo già accennato la volta scorsa e vi ho parlato della sovrapposizione fra la percezione del mondo diretta attraverso l'empatia, si sovrappone la percezione del mondo attraverso il tatto si stacca il soggetto del mondo e poi la percezione del mondo attraverso gli occhi che stacca ulteriormente l'individuo. Però la percezione empatica continua ad esistere, come continua ad esistere il tatto anche in presenza degli occhi. Dopodiché il nostro cervello si organizza in maniera diversa, tant'è, torno a ripetere, che l'intelligenza di animali che non hanno la corteccia cerebrale ci stupisce. Perché ci stupisce? Perché fanno cose che noi non pensiamo, ma in realtà la corteccia cerebrale è qualcosa in più, cioè qualcosa in più che ci siamo dati, ma non è un qualcosa di funzionale, perché ciò che è importante per la vita degli uomini in realtà è la parte più profonda del cervello, cioè è la parte emozionale, cioè ciò che ci lega a tutti gli oggetti del mondo. Noi dobbiamo cominciare a parlare dell'aspetto emozionale delle cose, proprio per riprenderci in mano quella che è la nostra vita. Esistono in stregoneria, li abbiamo divisi in tre mondi diversi, no? Cioè quello che normalmente si parla di ragione, che è il mondo della forma e della quantità. Però sotto a questo mondo, in stregoneria, individuiamo un altro mondo che dal punto di vista della percezione lo vediamo anche solido, compatto, ed è il mondo dell'azione, cioè gli oggetti che esistono perché agiscono, le azioni sono oggetti in se stessi, che è abbastanza difficile da comprendere il concetto, però è il mondo dell'azione. E sotto questo c'è il mondo delle emozioni, che è un altro mondo che è completo in se stesso. E ognuno di questi tre mondi agisce e interagisce l'uno nell'altro, cioè se io non percepissi né il mondo della forma e della quantità e non percepissi il mondo dell'azione, io vedrei gli effetti sulle emozioni, percependo il mondo delle emozioni, attraverso le azioni e attraverso la ragione e la forma. Cioè ciò che la ragione e la forma fanno si ripercuotono nell'azione e si ripercuotono nelle emozioni, e le nostre emozioni si ripercuotono sia nelle azioni sia nella forma. Per cui è un meccanismo abbastanza complesso che però sto cercando di farlo comprendere. Vi ricordo che sulla formazione della percezione, la selezione dei fenomeni percepiti non è altro che la ricerca di tutte quelle prove che la scienza ha fatto e che dimostrano la necessità dell'uso del crogiolo dello stregone. Ma io il crogiolo dello stregone ve l'ho già fatto per radio. Ho cominciato nel 1997 a parlarvi del crogiolo dello stregone e sono andato avanti praticamente fino all'altro ieri. Adesso vi sto portando le prove perché il crogiolo dello stregone funziona. E vi ricordo che tutto questo materiale lo trovate in internet al sito www.federazionepagana.it, cercando all'interno nelle sequenze delle pagine, oppure federazionepagana.it/percezione-percezione.html, oppure percezione extrasensoriale, e trovate tutto questo materiale. Bene, io ho chiuso qui la trasmissione. Vi ricordo che domani a Saonara alle ore 21 all'auditorium via Don Milani, scuola media, Federico Moro presenterà La voce della Dea, che però è il secondo volume, e ci sarà Francesco a presentarlo. Dopodiché vi ricordo i riti della Federazione Pagana che teniamo. Bon. Io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti e vi lascio col prossimo conduttore. Ciao.